Salve, sono Luca Baldi della PowerSoft, sono account manager per il mercato delle installazioni fisse. Siamo qua a Lise per presentare il nuovo amplificatore 8 canali. E questo nuovo amplificatore è molto versatile perché può essere utilizzato sia in bassa impedenza che in alta impedenza, utilizzando degli appositi trasformatori chiamati platformer che possono essere inseriti all'interno dell'amplificatore stesso. Questo amplificatore può essere utilizzato per conference room, hotels, supermarket e altre applicazioni, anche per il cinema, e viene in due versioni, base e con la versione DSP che può essere utilizzato e controllato attraverso il nostro software Armonia, cui puoi scegliere e settare varie funzionalità, tra cui l'equalizzazione d'ingresso e di uscita, e salvare i tuoi preset preferiti richiamandoli sia dal software che dal pannello frontale dell'amplificatore. Un'altra cosa importante di quest'anno, che siamo diventati proprio recentemente partner di Crestron e abbiamo fatto sviluppare due plugin. Il primo riguarda il controllo per la serie due canali e la serie K, e l'altro plugin per la serie M e l'otto canali. Tramite il controllo Crestron possiamo regolare varie funzioni, tra cui il volume e il richiamo di preset e tutto lo stato in tempo reale della macchina. Il mio nome è Carlo Lastrucci, sono il presidente della PowerSoft. PowerSoft è una società che opera nel settore dell'acustica professionale con base in Scandicci, Firenze. Ci teniamo perché è una sede che noi amiamo molto. Ecco, per la prima volta personalmente sono a questa mostra che veramente mi ha colpito per la, non solo la dimensione, ma la caratteristica professionale molto molto elevata. Si vede chiaramente l'evoluzione strepitosa del mondo del video, che trova spinta in nuove ricerche, nuovi prodotti, nuove tecnologie. L'audio, che ritengo sia un po' inferiore dal punto di vista dell'innovazione, tuttavia comincia a essere presente con qualche innovazione e in parte anche PowerSoft contribuisce. Il consumo di questo prodotto, di questo apparato, quando si trova in condizioni che noi diciamo di stand-by, è veramente minimo, il che permette nelle grandi installazioni di risparmiare enormi quantità di energia, tenendo conto che è un prodotto che quando viene installato può rimanere acceso anche per 10 anni senza essere mai spento, e quindi il consumo in stand-by conta moltissimo. Abbiamo dei prodotti nuovi che abbiamo, diciamo, sotto studio da qualche anno. A Francoforte qualcuno di questi sarà messo sul mercato, in particolare nel mondo dei moduli che noi chiamiamo amplificatori per sistemi attivi, dove abbiamo un'attività abbastanza importante, ormai si è sviluppata nel nostro mercato, siamo fra i più, diciamo, presenti, diciamo, in questo settore, e abbiamo una linea nuova che presenteremo perché anche questa risponde ai requisiti di basso impatto di consumo, condizioni ovviamente di stand by, e alta efficienza e soprattutto potenze, diciamo, significative. Rilanceremo un prodotto importante che noi abbiamo denominato IPAL, che è una integrazione, diciamo, fra degli speaker molto particolari che abbiamo sviluppato insieme alla BEC Speaker, e un amplificatore anch'esso innovativo che permette di controllare, diciamo, dinamicamente il cono nella cassa dove viene installato attraverso un sistema differenziale di pressione, controllo differenziale di pressione brevettato da PowerSoft, e permette una linearizzazione del sistema in forma veramente notevole, e questo comincia a incontrare diciamo, l'attenzione di grandi operatori.